Insomma, diciamo che è un'ansia positiva. Poi l'Ariston sarà un di più, perché con l'orchestra abbiamo già provato, c'è stato già modo di sentire il brano riarrangiato con degli strumenti veri, con dei musicisti impeccabili, e il risultato ci è piaciuto veramente tanto. Quindi diciamo che ci ha dato anche una carica in più, non vediamo l'ora di cominciare. Sicuramente forse la parte che ci spaventa un po' di più è l'aspettativa delle persone, però noi crediamo molto nel brano senza farlo apposta, quindi ci stiamo impegnando, ci siamo impegnati tanto per lavorarlo, quindi speriamo comunque che possa piacere. L'aspettativa c'è, da un lato è positivo perché vuol dire che c'è stato qualcosa di molto importante, come è stato irraggiungibile, ma credo che senza farlo apposta possa essere un buon sequel e soprattutto un brano più maturo rispetto a Irraggiungibile, che era per una fascia di pubblico molto nostra, molto vicina a quello che è il nostro retaggio di pubblico che abbiamo sempre avuto. Secondo me, senza farlo apposta, è un po' più maturo, e andando a Sanremo, che ti apre una vetrina molto più ampia, sicuramente meglio. Allora, la canzone l'ho scritta a giugno e inizialmente, appunto, quando l'avevo poi registrata, l'avevo mandata per nota vocale dicendo: senti, dimmi che ne pensi, ti piace, l'ho fatta adesso, un brano, esatto, un brano mio, cioè era un brano mio che volevo mettere nel mio disco. E lei mi ha detto: sì sì, è carino, lavoralo. Poi andando avanti l'ho detto: senti, ma ti va di cantare tu il ritornello? E poi dopo è venuta fuori l'idea di Sanremo e ci siamo detti: allora, se dobbiamo andare a Sanremo dobbiamo cambiare un sacco di cose, perché praticamente lei faceva solo il ritornello, invece volevamo fosse 50-50. Io nel 99 nascevo, ma sono stata legata per tutta la vita a Laura Pausini, è sempre stato il mio punto di riferimento, quindi sicuramente pensare a Sanremo mi riporta alla solitudine di Laura, e quindi questo sicuramente. Io in realtà non ne ho guardati molti, però ovviamente sentivo le canzoni alla radio, piuttosto che comunque Sanremo in qualche modo arriva sempre a tutti, e tra l'altro meno male, perché per una volta avremo anche noi un megafono così ampio, e perlomeno non l'avevo mai avuto. E forse nel tempo più recente ti dico la canzone di Gabbani, Occidentali Scarma, che era una hit sotto tutti i punti di vista, paradossalmente quella meno sanremese di tutte, ma proprio per questo ha vinto, e anche quello che ha costruito Gabbani intorno a questa canzone, la cosa del gorilla, il video, il messaggio che dava la canzone, era tutto veramente fresh, molto fresco, ecco. A voi piace quello che abbiamo adesso? Perché noi pensavamo di andare così? No, in realtà non lo so, davvero, ti giuro, non lo so. Stiamo lavorando, perché in realtà forse il difficile sarà essere coordinati, esatto, essere matchati. Però ci piacerebbe stupire il pubblico anche sotto questo punto di vista. Un salutone da Shade e Federica Carta agli amici di Tabloid. Ciao, bella.